Eccoci, ciao, buongiorno o buonasera, dipende se vogliamo mantenere l'atmosfera ormai invernale, possiamo anche dire buonasera. Come promesso sono riuscita ad arrivare a farvi questa diretta, ci tenevo, anche se ci avete sommerso di ordini, di messaggi e devo ancora rispondere a un sacco di voi. E di questo io mi scuso, ma ho veramente difficoltà a starvi dietro perché siete tantissime e di questo invece vi ringrazio infinitamente perché sono molto 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 contenta. Allora, che cosa volevo fare? Cioè, sono talmente presa che non sono neanche riuscita a dirvi quando avrei fatto la diretta, capito? Quindi io ho detto, vabbè, io mi collego, qualcuno poi magari prima o poi lo trovo, ecco, su Facebook che si aggira il rabondo. Allora, io che cosa volevo fare con voi oggi? Oggi volevo colorare il maschietto della Baby Gingerbread di cui avete. Ah no, forse non l'avete ancora visto come si dice? Non mi viene il video. Insomma, volevo colorare il maschietto che fa parte della coppia, che trovate ovviamente sul nostro sito www.stampiperbiscotti.it, la coppia Baby Gingerbread maschio e femmina. Vi ho fatto un tutorial, uno speed video con il ciao Ale, ciao tesoro, grazie, sono contenta che vi piacciono. Ho fatto uno speed video che vi pubblico la prossima settimana come colorare la Baby Gingerbread femmina e oggi in diretta voglio farvi vedere come colorare il Baby Gingerbread maschietto. Quindi, innanzitutto, di cosa abbiamo bisogno? Sicuramente della pasta frolla. Io per comodità me la sono già stesa, ok? Quindi, quanto? Io stendo la frolla di 5 mm di spessore perché è lo spessore ottimale sia per l'utilizzo con i nostri cutter sia per la cottura. Ciao Giusy, ciao tesoro. Ecco, tu sei una di quelle alle quali devo ancora rispondere, Giusy. Giuro che ti rispondo, ma ho difficoltà a stare dietro a tutto. Ultimamente, secondo me, è l'età, sto invecchiando e quindi faccio un po' più fatica, però giuro che arrivo e vi rispondo. Quindi, pasta frolla stesa 0,5 mm. Dopodiché ci prendiamo Scottex con un po' di cacao in polvere, il cutter, quindi, cioè in realtà il timbro, che vado a intingere nel cacao. Semplicemente mi assicuro che si sia sporcato, deve letteralmente sporcarsi tutto, elimino un po' l'eccesso picchiettando, sposto lo Scottex, ok, secondo me l'ho picchiettato un po' troppo perché se n'è andato via tutto, quindi aspettate che lo rifaccio, ok, dopodiché cosa faccio? Semplicemente appoggio il cutter sulla il timbro sulla pasta frolla. Non vado a schiacciare, ok? Ciao Simona, ben arrivata. Ciao Giusy. Ok, giuro, rispondo a tutte e due le Giusy. Due Giusy, wow. Giuro, vi rispondo. Perdonatemi, sono sola. Io non sto scherzando, avrò ricevuto, ma non voglio esagerare, 200 messaggi e non so quanti commenti. E il mio terrore è che Facebook mi blocchi, perché se rispondo troppe volte nell'arco di un breve periodo di tempo, Facebook mi blocca come spam. Quindi devo rispondere a spizzichi e bocconi e questo ovviamente mi allunga i tempi. Quindi giuro, rispondo a tutti, arrivo da tutti, promesso, abbiate solo un briciolo di pazienza. È domenica e abbiamo passato tutto il weekend qui, non so se sentite il sottofondo, le macchine stanno andando ininterrottamente perché abbiamo tantissimi ordini e dobbiamo
li voglio evadere nel più breve tempo possibile, quindi vi chiedo solo un po' di pazienza, ragazze, giuro che arrivo. Quindi, timbro impresso nel cacao, vado ad appoggiarlo sulla pasta frolla senza schiacciare perché non voglio incidere, voglio solo sporcare la pasta frolla. Dopodiché alzo, ok? E vedi che l'avevo schiacciato, l'avevo pulito troppo, qua non è venuto benissimo, però non è un problema, perché se non viene benissimo, ma ci siamo dati l'idea di base, con un pennarello che io lo avevo, vabbè, il pennarello marrone ovviamente alimentare, ragazze, parliamo di pennarelli alimentari, andiamo semplicemente a ripassare un attimo laddove ci sembra che non sia venuto molto bene, ok? Quindi non vi preoccupate, ma potete anche non ripassarlo, poi lo andate a colorare. L'importante è avere un'idea di quello che è il disegno. Dopodiché non fate altro che appoggiare il cutter, andate a schiacciare. Io mi armo di un mattarello e passo il mattarello sopra il cutter in questo modo, tiro su. Se magari la frolla, come in questo momento, è un po' troppo morbida, perché io sono ce l'ho fuori dal frigo da un po', in più qua con le luci si è scaldata, quindi non è molto molto dura, voi vi dovete tenere sempre a portata di mano un pennellino pulito, con il quale vi aiutate a far scendere il cutter in questo modo, cioè non far scendere il cutter, far scendere la frolla dal cutter in questo modo, così non andate a deformare il biscotto, ok? Una volta che avete il vostro biscotto disegnato e coppato, lo andiamo a mettere in forno. Io cuocio in forno statico a 165 gradi per circa 17 minuti. Ok? Ipotizziamo che io l'abbia fatto, questo è il risultato. Quindi abbiamo passato il timbro nel cacao. Come vedete, il cacao non si. Ora colla, ma non sporca, ma del cacao fresco. Questo cacao qua non si. È stato assorbito dalla pasta frolla in fase di cottura e quindi non macchia, non porta via niente. Che cosa facciamo? Ci prendiamo del colorante alimentare in polvere di colore marrone, ok? Ci prendiamo un pennellino, in questo caso utilizziamo un pennello a punta piatta e cominciamo ad andare a colorare il nostro gingerbread partendo sempre dal bordo. Perché partiamo sempre dal bordo? Partiamo sempre dal bordo perché il bordo deve essere la parte più scura per dare maggior tridimensionalità, no? Se io partissi dal centro, rischierei, siccome il pennello è carico di colore, partendo dal centro, rischierei di creare una macchia di colore al centro e mi troverei poi in difficoltà successivamente per riuscire a creare la sfumatura di colore e quindi l'effetto tridimensionale che voglio poi ottenere. Perché quando voi mi scrivete, mi mandate le immagini dei vostri biscotti, cosa di cui io vi ringrazio tantissimo, io spesso vi dico, ragazze, andate a sfumare, a scurire un pochino i bordi, perché è il segreto per aumentare l'effetto tridimensionale, ok? Scuriamo i bordi, questo vi dà un effetto proprio di profondità, cosa che altrimenti non potreste ottenere. Il rischio altrimenti è quello di avere un biscotto piatto, un biscotto poco colorato. Allora, Antonella, per quel che riguarda i pennelli e i colori, voi potete tranquillamente scrivere a Silvia Mancini dicendole tranquillamente che vi ho dato io il suo contatto. Lei ha dei pennelli e dei colori stupendi. Come colori utilizza i fractal,
che sono veramente molto, molto validi. E come pennelli ha tutta una linea di pennelli suoi che a me piacciono molto, tengono benissimo come si dice, il colore. E quindi sì, io vi consiglio di scrivere direttamente a Silvia. Se non mi sbaglio, il sito è www.silviamancinicakeart, una roba del genere, ma non vorrei dirvi una scemata. Però ripeto, se le scrivete, le dite: guarda, mi ha dato il contatto Dada e ho bisogno dei pennelli e dei colori in polvere. Lei sa già tutto, anche perché serve me e quindi sa che cosa utilizzo. Nel frattempo siamo quasi arrivati ad aver colorato la prima parte del nostro gingerbread. Ok, quindi la prima mano di colore l'abbiamo data. A questo punto dobbiamo andare a scurire ulteriormente. Quindi cosa facciamo? Sempre col marrone andiamo nei punti in cui naturalmente ci sarebbe un'ombra, quindi sicuramente qua sulle spalle c'è ombra. Ci sarà ombra sicuramente qua sotto, perché la pancia del gingerbread creerà un'ombra sui piedini, e ci sarà un'ombra qua al centro, perché i piedini, essendo attaccati, si creeranno un'ombra a vicenda. E poi, ovviamente, come vi dicevo, andiamo a ombreggiare quella che è tutta la parte più esterna del pupazzo. Così. Ok. In questo modo. Di qua. Ah, li hai presi da lei? Bene, bene, sono molto molto contenta. È molto carina Silvia, poi è molto gentile e poi ripeto, ha della roba, ha dei prodotti veramente di qualità. Andiamo a creare un po' di, ecco qua, di tridimensionalità anche sul viso. Ciao Nicole, ciao cara, ben arrivata. Come stai? Tutto bene? Ok. Ok, ci siamo quasi. Ok, così. L'altro giorno su un gruppo sono stata quasi, come posso dirlo, accusata. Non so come dire, come definirlo, di non far vedere dove intingo, in cosa intingo il pennello nei miei video, quasi che io abbia dei segreti. In realtà è solo che lo spazio qui è quello che è, e quindi, ma poi è un normalissimo colore in polvere, voglio dire, non è che ci sia chissà quale segreto. A questo punto che abbiamo dato la colorazione, possiamo andare a scurire ancora un pochino il centro della pancia, che forse è un pelino ancora troppo chiaro. Così. Ok. Adesso dobbiamo andare a fare le rifiniture. Quindi, che cosa vi consiglio? Innanzitutto, bene, sì, tutto bene, grazie cara, tutto bene. Allora, io vi dico subito che in questo momento, per velocizzare e per questioni proprio di comodità mia, utilizzerò dei colori a base alcol, ok? Liquidi per aerografo, però voi potete prendere il colore in polvere, come vi ho già fatto vedere tante volte nei miei video, e andare a diluirlo goccia a goccia con l'alcol alimentare. Qual è l'alcol alimentare? Quello che utilizziamo per fare i liquori. Se non avete l'alcol alimentare, potete utilizzare tranquillamente del ora mi viene della vodka, piuttosto che
insomma, qualcosa della grappa anche, ok? Quindi colorante in polvere, goccia a goccia di alcol alimentare o vodka o grappa e ottenete lo stesso identico effetto, ok? Io adesso utilizzo questi qua semplicemente perché siamo in diretta, perché per motivi di comodità e di spazio ce li ho già pronti, però non cambia assolutamente, assolutamente nulla. Questa, prima che me lo chiediate, è una marca inglese che si chiama Spectrum Flow. E la trovate sul sito che si chiama The Cake Decorating Company, ok? Ed è un ottimo prodotto. Vi dico la verità, sono, pur vendendoli questa marca inglese, questa ditta inglese, sono prodotti in Italia, secondo le nostre normative, questa ditta italiana che produce per conto di questa azienda. Quindi andate sul sicuro, potete acquistarli tranquillamente da loro, sono veramente molto molto validi. Ora che abbiamo fatto questo, ci prendiamo del colorante oro, anche questo è un colorante oro per aerografo della Magic Color nello specifico. Ci prendiamo il colorante oro e con il colorante oro, però prima forse se lo shakero è meglio. Ciao Annalisa, ciao Valentina, ben arrivate. Ciao. Allora, con il colorante oro andiamo a fare ad esempio eccolo qua. Come si chiama? Non mi viene il nome. Oh, porca miseria. Mi viene il fioco, il papillon. Ok. Il papillon del nostro pupazzo. Dopodiché, ah no, guarda cosa facciamo. Sempre con il bianco, perché qui abbiamo il cacao, ok? Quindi noi ci prendiamo ancora un po' di bianco e andiamo a colorare i bottoni. Ora vi faccio vedere perché. Andiamo a dare una passata di bianco sopra i bottoni, 1, 2, 3. Ok, e lo lasciamo un po' asciugare, ok? A questo punto prendiamo il colorante marrone che abbiamo preso, lo andate a diluire con un po' di alcol alimentare. In questo modo, io come al solito utilizzo il colorante per aerografo per comodità, però siccome non è che potete avere 10.000 colori in casa, va benissimo anche utilizzare il colore in polvere diluito in alcol alimentare. Dopodiché, cosa faccio? Vado a ripassarmi i bordi del biscotto in questo modo. Giusto per definirlo un po' così, così, e la cavessa, 1, 2. Ok, adesso siccome a me piacciono un sacco i contrasti, andiamo a creare ancora un più tridimensionalità e più ombreggiatura. Quindi sempre con il marrone in polvere diluito in alcol alimentare, andiamo a scurire nelle parti in cui abbiamo già creato un po' di ombreggiatura in questo modo. Poi
qua sotto, qua. Qua. E così e sulla testa in questo modo. Così. Vedete come diventa più tridimensionale, come acquista profondità il disegno, ok? Semplicemente andando a scurire un pochino nei punti giusti, come si suol dire, no? Guardate questa parte, come si è scurita bene, ok? La stessa cosa la facciamo da questa parte qua, quindi. Partiamo sempre dal bordo, quindi scarichiamo un po' il pennello e andiamo, ok, sulla testa, quindi scarichiamo il pennello lungo il bordo e scuriamo. Così, dall'esterno verso l'interno, ok? Così, un pelino anche qua sotto al papillon, in questo modo, ok? E un pochino andiamo a rifinire intorno ai bottoni, così, ok, ma su, smettila, è facile, basta provarci un pochino, dai. Vi ho scelto un soggetto semplice, 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 alla portata di tutti. Ok? Poi lo sapete, a me tremano le mani, sono una pasticciona, faccio sempre dei gran casini, come si suol dire. Basta allenarsi un pochino, dai. È semplice, fidatevi. Ok, andiamo a riprendere un po' le sopracciglia, ok. A questo punto prendo del colorante liquido, questo è platino. Il platino è praticamente nero. Ora avrei bisogno, vabbè, lo appoggiamo un pochino sulla qua, ne mettiamo un pochino qua, tanto ne serve proprio poco poco poco. Ok, andiamo a dipingere gli occhietti, uno, ok. Poi, dov'è? Colore rosa in polvere. Pennellino, dove ce l'ho un pennellino? Un pochino più, eccolo qua. Andiamo a sporcarci di rosa lungo le bordi, non di più, e coloriamo il nasino e un pochino le guanciotte. Avete visto? Ho passato il pennello sul bordo, non l'ho sporcato perché altrimenti avrei creato una macchia, ok? E volevo che invece fosse solo un po' leggermente sfumato.
Dopodiché, colore, eccolo qua, rosso. In questo caso sempre liquido a base alcol, però va benissimo il colorante in polvere rosso diluito in alcol alimentare. Andiamo a ripassare dove avevamo passato il bianco dei bottoni. Non ci sono andata subito perché col marrone del cacao il rischio poteva essere che non si vedesse il rosso, ok? Quindi ci ho dato prima con un pochino di bianco per andare a schiarirlo e permettere al rosso di essere poi visibile. Ho tirato una manata. Ok, e questo l'ho fatto. Adesso l'ultimo tocco. Abbiate pietà di me perché innanzitutto non la trovo più. Ah, eccola qua. È vecchia, l'ho usata in altri video, è un po' di ghiaccio reale bianca, però è qua da un po', quindi non posso garantire che sia a posto. Con la ghiaccio reale vado a crearmi, appunto, ok, vediamo se esce, se vuole uscire, se no dipingiamo. Ok, mi vado a creare le ok, non è molto, come si dice, molto collaborativa. Glielo facciamo anche qua, anche se non c'è. Poverina, credo che siano tipo 3 giorni che qua questa ghiaccia non ce la fa più. Quindi, visto che abbiamo fatto un po' di pastrocchio qua, cerchiamo di andarlo a pulire e renderlo un pochino più accettabile. Mi sa che con questa ghiaccia c'è poco da fare, eh. Vabbè, però l'avete capito il senso, dai. Ok, va bene, il senso secondo me lo avete capito. Vedi, Annalisa, che non è tutto semplice neanche per me. Basta prendere della ghiaccia marcia e il risultato è questo. Ah no, aspettate, mi stavo dimenticando che mi piace troppo questa cosa. Allora, prendiamo ancora un po' di bianco e andiamo a dare. Okay, mi direte, ma perché non l'hai colorata di bianco come facevi prima? Perché volevo fare la figa, ma non mi è riuscito. Ho detto, dai, uso anche la ghiaccia, così è. Però non ho pensato che la ghiaccia era vecchia e datata e quindi non mi ha molto aiutato. Va bene, ragazze. Allora, io direi che la piccola diretta che vi avevo promesso l'abbiamo fatta. Mi auguro che vi sia piaciuta. Questi sono i nostri gingerbread nella collezione Natale 2021. Il prossimo video mi piacerebbe farvelo con lo gnomo Babbo Natale, che mi piace tantissimo e lo trovo adorabile, mi piace un sacco. E trovate tutti i nostri cutter su www.stampiperbiscotti.it, tutto attaccato minuscolo. Se avete qualunque dubbio, mi raccomando, scrivetemi, io giuro, vi rispondo. Magari non subito, ma vi rispondo, ve lo prometto. E basta. Io vi ringrazio per essere state con me, vi auguro buon proseguimento di serata e ci vediamo alla prossima diretta. Baci baci. Ciao!